La notte bianca di Rieti è stata illuminata dalle creazioni portate in passerella dalle due isole di Ceprano. La moda sposa, cerimonia e l'elegante per tutti i giorni creato dagli stilisti Vincenzo Chisari ed Alberto Santus. Il punto di forza dei capi portati al polivalente è l'originalità. Nulla in serie, tutto ispirato dalla donna che viene a chiedere un vestito. E poi i tessuti, puntando sulla seta e la sua capacità di esaltare i colori, l'eleganza dello chiffon e la sua dote di cadere con morbidezza, i ricami realizzati rigorosamente a mano. Noi siamo specializzati sul su misura, è una garanzia, perché attraverso il su misura riesci a mettere in evidenza tutti i pregi di ogni donna. Due disegnatori di sogni che sanno come far felice una donna. Le donne si fanno felici sicuramente quando tu le metti un vestito a una donna e glielo studi e lei si sente veramente se stessa. Questa è, penso che sia la più grande felicità di una donna, perché cioè, moltissime donne sono bellissime, infatti questo mi dispiace un pochino, perché moltissime sono bellissime e non si trovano bellissime, quando alla fine la vera bellezza, oltre che al vestito, sta pure dentro. Le due isole è stato il primo atelier a portare il total look, non solo l'abito ma anche l'acconciatura ed il trucco abbinati. La tendenza spinge verso i mogano, diciamo che si è scurita un po' la stagione, però le bionde vanno sempre, le rosse vanno sempre, le castane vanno sempre. Colori degli occhi con occhi molto naturali, sfumati o anche eyeliner, quello dipende sempre dalla persona. E per quanto riguarda le labbra, di solito la maggior parte delle nostre spose colori sempre molto naturali, anche se ogni tanto posso anche usare con un rosso, con un bordeaux, dipende sempre, ecco, come abbiamo detto, dalla persona. A fare la differenza sono gli accessori. Bisogna usare con gli accessori, bisogna saperci giocare e non aver paura di indossare qualsiasi accessorio che renda comunque bella e anche felice una donna.